Questa è la montagna in via Piano Liguri, dove purtroppo ogni qualvolta è cattivo tempo, ma non solo, crollano degli enormi massi che possono veramente causare dei danni irreparabili a cose e persone. In queste ore ci hanno contattato, preoccupati, alcuni cittadini residenti in via Piano Liguori, una caratteristica strada interna di Campagnano, frazione collinare del comune di Ischia, da dove si possono ammirare scorci panoramici a dir poco stupendi, impareggiabili, unici e mozzafiato. Via Piano Liguori, dove risiedono centinaia di cittadini e nel periodo della stagione turistica è attraversata da migliaia di graditi ospiti dell'Isola Verde, è costeggiata da un costone franoso che solo a guardarlo mette i brividi per le crepe che presenta e per le radici degli alberi che vi fuoriescono da ogni dove e dal quale, già nel passato, sono franati giù enormi massi. Già qualche anno fa una piccola frana fece sì che l'amministrazione comunale intervenisse con un intervento tampone che doveva essere provvisorio. Naturalmente, come tutte le cose in Italia, provvisorie poi alla fine diventano definitive. Invece di essere messa in sicurezza la montagna attraverso l'applicazione di una rete che ne potesse contenere le frane, è stato fatto, vedete, un muro di contenimento dove all'interno già sono caduti enormi massi. Naturalmente però, se dovesse seriamente franare questo costone, non ci sarebbe muro che tenga, ma se si dovesse trovare a passare qualcuno, certamente ci troveremmo dinanzi all'ennesima strage. L'intervento provvisorio risale ormai a circa 10 anni fa e da allora le istituzioni competenti non hanno più mosso un dito per mettere definitivamente in sicurezza il costone. Intanto, sabato 13 dicembre 2008, all'ora di pranzo, e nel mentre i bambini della zona facevano ritorno a casa dalla scuola, dalla panese franosa si sono staccati altri grossi massi che hanno invaso la strada e messo in allerta i cittadini. Questa è la montagna in via Piano Liguri, dove purtroppo ogni qualvolta è cattivo tempo, ma non solo, crollano degli enormi massi che possono veramente causare dei danni irreparabili a cose e persone, come questo che vedete proprio qui, vedete, sulla mia sinistra. Proprio la continua caduta dei massi preoccupa sempre di più i residenti, che temono che prima o poi possa verificarsi una tragedia. Via Piano Liguori si trova proprio a due passi e affaccia sul luogo dove ci fu la frana di Monte Vezzi e dove la montagna presenta ancora l'orrenda cicatrice sotto la cui lava di fango morirono 4 cittadini dell'isola d'Ischia. Ed anche per questo che qui c'è preoccupazione. Quello che sconcerta di più è che nonostante le continue e pericolose cadute dei massi in una zona tra l'altro considerata ad altissimo rischio idrogeologico, il costone continua a non essere imbracato dalle dovute e idonee reti metalliche. Chiediamo all'amministrazione di Ischia, guidata da Giuseppe Ferrandino, l'immediata messa in sicurezza di questo costone, onde evitare che continui a rappresentare un serio pericolo per residenti e turisti che a centinaia e centinaia ogni giorno attraversano via Liguori e soprattutto per anziani e bambini che in tanti vivono in questa zona.